eccezione di Levi, ancora in difficoltà, rincorre esperto, gli aggiusta per Nelly, muro di Ole Plotnicki. Insomma, sul bagger laterale forse un pochino più di fatica lo fa. Colaci intanto tiene vivo questo pallone, Giannelli per Plotnicki, muro e poi la copertura di Nelly, Sbertoli ancora per Micheletto, pallone che rimane un po' dietro, si inventa una magia, si prova la ripresa di Semi, non si può ricostruire, Sbertoli per attacco di Prodaska nel muro di Roby Russo a fermare. Giata non in doppio più ma al limite del più, e per un centrale come Russo c'è un pochino più di tempo per pensare, difatti salta bene su Podrashanin, ne prende la murata. 26-25, set point, Roby Russo a servire sulla via che ci arriva Micheletto sulle mani del muro e poi Cosa Mernic butta praticamente il pallone nel campo di Peruzzo, Giannelli alto da Plotnicki, sfonda il muro, Ole Plotnicki, è tutto. Spinge forte su Lorenzano, deve rincorrere la via, alza questo campanile per Nelly che prova a giocare sul muro, credo forse Plotnicki a tagliare corto su Micheletto che poi si rialza, attacca ma si prende il muro di Flavio. Invece poi c'è stata una gran difesa di Nelly, ma comunque una palla tirata forte in quella zona. Set point annullato. Forzare su Micheletto, Sbertoli veloce per l'attacco di Cosa Mernic. Ecco questo Sbertoli. Cercare la via, pallone che sfugge, lo rincorre Sbertoli, lo offre per la via. Con un colpo complicatissimo. 18-16, Podrascanin cercare Leon, pallone preciso, Giannelli lo offre per attacco di Russo, il muro per non sbagliarsi la prima palla, magari salta sul suo giocatore Leon, intanto con il no look va in parallela. Plotnicki a tagliare questo pallone su Cavuto che poi si occupa anche dell'attacco, ma c'è un altro gran muro di Perugia. Tirare forte su Plotnicki, Giannelli per Leon, pallone alto, non c'è nessuno in quella zona, in copertura, muro, Berger, pallone flottante, scende, Leon ci arriva, dietro ancora Bentara, erano 8, chiedo scusa, i match point che sono scesi chiaramente a 7, ora sul servizio di Nelly che però sbaglia il servizio e regala il 25-17 a Perugia, Perugia che vince.